Spesso ci sono le donne dietro le innovazioni ambientali. L'onorevole Rossella Muroni, già presidente di Legambiente, oggi vicepresidente dell'ottava commissione, Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici, ha partecipato alla seconda giornata del Sea Essence International Festival organizzato dalla Fondazione Acqua dell'Elba. Si è parlato di società future e del ruolo delle donne nella salvaguardia dell'oceano e Rossella Muroni ha confermato che molte firme femminili hanno portato importanti novità nell'ambiente. Spesso le innovazioni che aiutano l'ambiente hanno una firma femminile, che sia l'agricoltura biologica o siano nuovi brevetti amici del mare, della terra, spesso dietro troviamo delle donne dietro queste innovazioni. Io credo che non sia un caso, perché l'ambiente è sempre stato vissuto nel nostro paese come un limite allo sviluppo e invece noi donne ne abbiamo saputo fare uno scenario, anzi un orizzonte di sviluppo sostenibile. E credo che sia importante anche raccontare il fatto che una legge che aiuta i pescatori che pescano per sbaglio rifiuti in mare abbia avuto nella sua approvazione una spinta tutta al femminile di deputate in maniera trasversale veramente di tutte le forze politiche. È una bella notizia per il mare, io penso che sia anche una bella notizia per la politica. L'esortazione dell'onorevole è lavorare alle nuove norme avendo presente il paese reale e le soluzioni cresciute nei territori. È proprio da queste comunità, infatti, che può partire il cambiamento anche a livello globale. Dobbiamo fare è di riconoscere quali sono i nostri talenti. Questo è un paese in cui spesso si fanno leggi pensando a un paese di 20 anni fa e la politica spesso non conosce le innovazioni, le soluzioni, le risorse che le comunità locali hanno messo in campo nel frattempo che la politica faceva altro. Il mio non vuole essere un discorso antipolitico, naturalmente, perché faccio parte delle istituzioni, ma quello che io dico è che noi dobbiamo normare avendo ben presente il paese reale e anche le soluzioni che nel frattempo sono cresciute sui territori. Penso al tema, per esempio, dello sviluppo delle energie rinnovabili, che in questo paese ancora fanno grandissima fatica a partire, ma nel frattempo gli imprenditori, ma anche le comunità, si stanno rendendo autonoma dal punto di vista energetico perché hanno capito che c'è un localismo sano che è collegato alla qualità ambientale e le comunità possono dare un contributo che poi addirittura diventa un contributo globale. Quindi insomma noi possiamo andare dritti verso la sostenibilità ambientale guardando con attenzione il territorio e condividendo col territorio le decisioni, perché l'altra cosa che noi dobbiamo evitare è che la green economy o comunque questo nuovo modo di pensare e di vivere la società come al solito venga calato dall'alto. Questo modello per esistere davvero ha bisogno di sorgere dal basso, ha bisogno di una politica coraggiosa, attenta, che non ha paura di far partecipare i cittadini e le cittadine alle decisioni.